entrare nella Cappella Sistina vuota, solitaria, senza rumore, pone a contatto diretto con la storia dell'arte, col significato teologico di queste magnifiche pitture. Significa in un momento mettere in discussione o in sintesi tutto quello che abbiamo studiato, pensato e che c'è a livello cognitivo nella nostra testa. Allora, intanto a che altezza stiamo? Circa 18 metri di altezza. Io ho 61 anni e lavoro da più di 30. Ogni volta che inizio un progetto ho un senso di timore. Cosa cerchiamo di fare? Di mantenere quello che i papi hanno voluto creare. È una gran responsabilità. Quando ci penso quasi mi commuovo un po', perché a volte uno pensa se è degno. 20 meters high, moving through 10,000 cubic meters of airspace in the Sistine Chapel and touching the nearly 2,500 square meters of painted surface creates an unparalleled emotion. It happens once a year, coordinated by the Conservator's Office. A staff of Vatican Museum's experts works for 3 weeks during the evening, when silence replaces the voices and footsteps of the thousands of daily visitors. They carry out an inspection of the world's most admired frescoes. Up there, Michelangelo's brush strokes, the transparency of the colors, the imprints left by the maestro in the fresh lime, the texture of the plaster can be distinguished. Tirato benissimo, quindi un maestro nell'affresco, e poi un colore, se tu riesci a riprenderlo, molto leggero, molto trasparente. È una tecnica molto veloce. Guarda anche qui come ha scontornato, probabilmente qui ha fatto questa pennellata scura per dare un po' di contrasto. Se riuscite a riprendere l'occhio, praticamente quel grigio è l'intonaco. Lui ha lasciato l'intonaco, accennato alla pupilla. Using the mechanical arm, the state of health of Michelangelo's frescoes can be evaluated. Cosa facciamo? Innanzitutto rimuovere la polvere, che può sembrare una cosa sciocca, ma la polvere è qualcosa di instabile, che depositata ha delle particelle che possono causare un degrado. Pope Paul III was already aware of this in 1543 when he established the role of the Mundator. Today, the Conservator's Office has inherited that work. Lo scopo dell'ufficio del conservatore è quello di collaborare alla conservazione dell'immenso patrimonio che ci è stato tramandato. È un ambiente con elevate variazioni di temperatura, di umidità relativa, di luce, di calore, sicuramente attiverà delle reazioni che sono di alterazione, di danneggiamento. I visitatori producono tanta anidride carbonica, vapore acqueo, umidità, calore, tutto questo è certamente dannoso per le opere d'arte, perché per conservarsi bene le opere d'arte dovrebbero rimanere in un ambiente perfettamente immutato, immobile, cosa che ovviamente non è possibile. A network of 30 sensors are hidden along the cornices of the chapel. These sensors monitor elements in the air. Questa rete può essere interpellata da remoto, dal nostro ufficio. Noi siamo in grado di mettere in relazione quello che misurano tutti i sensori, i gradienti, la concentrazione di anidride carbonica, ma di temperatura, di umidità relativa. Noi abbiamo una tradizione di quasi un secolo come laboratorio di restauro. Siamo stati fondati da Biagio Biagetti nel 1923. E anche Biagetti salì
E allora disse che c'era come un vetro con del fumo che offuscava. That intuition a century ago eventually revealed a new Michelangelo, thanks to the restoration in the 1990s, directed by Gianluigi Colalucci. Cambiò la visione di Michelangelo, il Michelangelo scontroso, scuro, chiaramente venuto fuori un Michelangelo solare totalmente diverso, un gran pittore, un pittore che non usava un chiaro scuro per le ombre, ma dei colori diversi per dare l'idea dell'ombra. Today a sophisticated LED lighting system enhances Michelangelo's paintbrush strokes. Nel museo si incontrano culture molto diverse. C'è la cultura umanistica, quella storico-artistica, che fino adesso ha retto le regole dei musei, ma prepotentemente entra la cultura tecnico-scientifica. Abbiamo capito che le due culture devono assolutamente dialogare. Soltanto in questa maniera si mettono a punto dei progetti di alto valore.